Passiamo adesso all'oggetto 150. A presentare queste interrogazioni sono i consiglieri Mancini e Fiorini, sempre rivolta all'assessore Chianella, che oggi fa il pieno. Riqualificazione dell'immobile sito in via del Favarone a Perugia, di proprietà dell'ATER, per ampliare lo SPRAR, sistema di protezione per richiedenti asilo rifugiati, già presente nelle vicinanze. Prego, vicepresidente Mancini. Grazie Presidente. In pratica, Assessore, come lei avrà potuto conoscere attraverso anche comunicati stampa, in via del Favarone si è provveduto alla costruzione e adeguamento di alcuni edifici di ATER. In pratica, per quanto ci concerne, la interrogo per sapere se ritiene la qualificazione dell'immobile sito in via del Favarone a Perugia da parte di ATER regionale per ampliare lo SPRAR, sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, già presente nelle vicinanze, corretta rispetto alle finalità istitutive dello stesso ATER, come recita la legge regionale. Grazie. Prego, Assessore. Grazie, Presidente. L'ATER è un ente strumentale della Regione, di natura economica, personalità giuridica, di diritto pubblico, autonomia gestionale, organizzativa, patrimoniale e contabile, ed è sottoposta alla vigilanza e al controllo della Giunta regionale. L'ATER provvede alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica mediante il recupero, l'acquisto e la nuova costruzione di immobili destinati alla locazione permanente a favore di fasce sociali più deboli. Provvede alla realizzazione di edilizia residenziale, eventualmente assistita da contributi o agevolazioni pubbliche, mediante il recupero, l'acquisto e la nuova costruzione di immobili destinati alla locazione permanente o temporanea. Provvede alla realizzazione, acquisto e recupero con proprie risorse di unità immobiliari a uso residenziale destinate prevalentemente alla locazione a canone concordato allo scopo di soddisfare le esigenze abitative manifestate da particolari categorie sociali, nonché di unità immobiliari a uso residenziale. Per quanto riguarda l'immobile oggetto dell'interrogazione, va precisato che tale immobile è nato come studentato, cioè come intervento per la categoria speciale studenti universitari, ed è stato per lunghi anni locato appunto dai studenti per effetto di un accordo con l'Adisu. Nel 2014 l'Adisu ha unilateralmente disdetto l'accordo e l'immobile è rimasto temporaneamente inutilizzato in attesa di un eventuale intervento di ristrutturazione o manutenzione ordinaria. Quindi l'utilizzo dell'immobile in questione risulta sostanzialmente in coerenza con la missione dell'ATER, in quanto da informazioni assunte è in corso appunto un intervento di manutenzione straordinaria dell'immobile stesso a spese dell'ATER. L'eventuale utilizzo per un uso che è indicato nella interpellanza non è compito ovviamente dell'ATER, non risulta che ci siano accordi formali tra ATER e soggetti o tra ATER e Comune di Perugia. Sarà cura del Comune di Perugia indicare e individuare eventuali accordi appunto con l'ATER, ma al momento non ci risultano. L'intervento, come dicevo, è un intervento che supera di poco le 200.000 euro ed è un intervento di manutenzione straordinaria, resosi necessario perché questa struttura, ormai non più utilizzata da diversi anni, manifestava problemi di criticità abbastanza importanti. Quindi credo che l'ATER abbia fatto bene a intervenire con questa manutenzione straordinaria e le destinazioni d'uso che lei diceva ovviamente verranno definite dal Comune di Perugia insieme alla Prefettura di Perugia, che sono i soggetti istituzionali titolati a gestire gli interventi dello SPRAR. Bene, vuole replicare? Prego. Grazie Presidente. E obiettivamente, Assessore, non trovo soddisfacente la sua presa di posizione e la sua deduzione, in quanto, come le sa, la legge regionale 3 agosto 2010 numero 19, che istituisce appunto ATER, all'articolo 1 recita testualmente: la Regione, al fine di conoscere e di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di assicurare ai cittadini umbri
il soddisfacimento del diritto all'abitazione, di uniformare gli strumenti di attuazione delle politiche abitative regionali, di migliorare le modalità di gestione del patrimonio pubblico e di contenere i costi generali del funzionamento dell'amministrazione regionale ed endoregionale, e al fine di procedere alla semplificazione istituzionale prevista dalla normativa regionale vigente, istituisce appunto ATER. Nella prima parte dell'articolo 1 fa riferimento a cittadini umbri come missione. Il regolamento di ATER dice all'articolo 2: l'azienda rappresenta lo strumento attraverso cui la regione risponde alle esigenze abitative dei nuclei familiari. Cosa vuol dire, assessore? Che non mi basta che il comune di Perugia, a quanto poi riportato dai giornali, abbia fatto un accordo per cui in questi edifici di proprietà di ATER vengano collocati migranti con cucina e lavanderia, perché sarebbe piena violazione, la invito chiaramente a vigilare, dell'articolo 1 della legge istitutiva dello statuto stesso di ATER, che parla di umbri e parla di nuclei familiari. Sarebbe accettabile se questi edifici, costati 262.000 euro alla comunità umbra, fossero destinati alle famiglie di immigrati. Sarebbe già un'operazione meritoria di cui io ne sarei ben lieto. Parlo di famiglie, di padri e madri con bambini magari provenienti da zone di guerra. Invece sappiamo benissimo come andrà a finire, caro assessore. Ecco per cui colgo l'occasione da questa interrogazione di vigilare insieme a lei nella commissione in cui ho depositato richiesta d'audizione dell'assessore competente e ovviamente di vertici di ATER. Grazie Presidente, grazie Assessore. Grazie, andiamo avanti. Adesso passiamo all'oggetto 151. È il consigliere Sergio De Vincenzi a presentare un'interrogazione all'assessore Barberini. Denatalità, interruzione volontaria di gravidanza e piena applicazione della legge numero 194 del 78. Intendimenti della Giunta regionale a riguardo. Grazie Presidente, buongiorno Assessore. Il tema della denatalità è un tema che noi abbiamo affrontato più volte. Ogni volta che si parla di sociale, di sanità, riesce fuori la criticità della situazione. Una popolazione che invecchia, i dati Istat ci dicono che abbiamo un tasso di fecondità, di natalità di 7,1 nati per 1.000 residenti, un tasso di fecondità di 1,26 figli per donna umbra. Allora, in questo senso, diciamo, l'argomento che si vuole porre all'attenzione della Giunta e per cui vorremmo capire un pochino gli intendimenti fanno riferimento, visto anche che il 22 maggio ricorreranno i 40 anni della istituzione della legge 194, e come sappiamo la legge 194 sostanzialmente recita all'articolo 1 che lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio, e in questo ambito si colloca anche tutto quanto dicevo prima a livello sociale, che ancora al comma 3 dell'articolo 1 i servizi, cioè lo Stato, le regioni, gli enti locali promuovono e sviluppano i servizi sociosanitari nonché altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite. È ricordato anche un pochino tutta quella che è la normativa che riguarda i consultori che sono stati istituiti nel 75 per tutelare la salute della donna e del concepito. E ricordandoci anche del testo unico regionale che tra l'altro incarica la regione a definire tutti quegli interventi e servizi a sostegno della famiglia e provvede tra l'altro al potenziamento delle attività dei consultori familiari per la famiglia, per la valorizzazione della maternità e paternità responsabile, per il sostegno alle gestanti, alle madri in difficoltà
per la prevenzione dell'abbandono alla nascita e per la tutela psicofisica delle donne. Allora, in tutto questo poi rientrano anche la promozione di reti di aiuto, mutuo aiuto. Allora, ricordando anche che ad oggi dall'istituzione della legge 194 sostanzialmente sono stati praticati una media a livello nazionale di 90.000 aborti, interruzioni volontarie di gravidanza, con un costo che oscilla fra i 900 e i 1.800 euro a interruzione di gravidanza, si stima per un costo annuale di 170 milioni, e ritenendo anche, vista la situazione complessiva, scusi Presidente, silenzio, grazie, e ritenuto che di fatto, per quello che dicevamo prima, il costo socio-economico e relazionale della pratica dell'interruzione volontaria è di fatto incalcolabile per, diciamo, la mancanza di persone che avrebbero potuto contribuire allo sviluppo di questa società, senza per questo dimenticare i danni legati alla sindrome post-aborto. Ecco, tutto questo per interrogare la Giunta regionale e sapere innanzitutto quanto la Regione Umbria ha speso nell'ultimo triennio 2015-2017 per garantire la pratica dell'interruzione volontaria di gravidanza nel rispetto della legge 194. E se poi, se nelle iniziative intraprese o che ci si intende o che intende la Giunta intraprendere, c'è l'intento di limitare il ricorso all'interruzione volontaria della gravidanza, magari anche appoggiandosi o aiutandosi con le associazioni come Movimento per la Vita o tante altre associazioni locali che si rendessero disponibili a sostenere le donne in gravidanza, soprattutto qualora ci siano problemi di tipo economico, e anche di meglio pubblicizzare tutta la possibilità anche dell'eventuale non riconoscimento del figlio che fosse portato a termine poi per introdurlo all'adozione. Grazie. Bene, prego Assessore. Sì, rispondo puntualmente con i dati in possesso dell'assessorato in ordine al costo e al numero di interruzioni di VG praticate nel corso del triennio 2015-2017 nella nostra regione. Nel 2015 la spesa sanitaria è stata pari a 1.560.000, che è diminuita l'anno successivo, nel 2016, a 1.453.000 e ulteriormente calata nel 2017 a 1.285.000. Questo perché i casi di interruzione volontaria di gravidanza calano progressivamente nel corso del triennio, passando da 1.545 nel 2015 a 1.456 nel 2016 e a 1.309 nel 2017. E pertanto il costo che può essere determinato per ogni singola attività viene quantificato su base del 2017 a circa 980 euro a prestazione. Dai dati si evincono due evidenze, cioè che tra il 2015 e il 2017 abbiamo assistito ad una contrazione di costi per questa attività sanitaria di quasi 300.000 euro e che il numero di interruzioni sempre nel triennio si riduce di 240 interventi. L'interruzione volontaria di gravidanza in Umbria viene praticata in 12 punti e precisamente negli ospedali di Città di Castello, di Umbertide, di Castiglion del Lago, di Assisi, Pantalla, Spoleto, Orvieto, Narni, Foligno, Branca, Perugia e Terni. Questi sono i dati che fanno capire come ci sia in atto in questa regione, e è un dato
estremamente significativo, una progressiva diminuzione. Questo credo che sia riconducibile sicuramente anche all'attività che viene fatta dal Servizio Sanitario Regionale con le sue articolazioni, con le sue strutture, con le sue professionalità. È chiaro che c'è ancora tanto da fare e c'è un percorso da avviare, un percorso in cui le associazioni possono dare un contributo importante, nella consapevolezza che le scelte di tipo sanitario e di tipo sociosanitario attribuiscono, afferiscono in via prioritaria al servizio pubblico, ma un servizio pubblico che può essere più efficace o più efficiente se conta sulla collaborazione delle realtà associative. Per tale ragione, nel piano sanitario che stiamo costruendo, questo è uno dei punti caratterizzanti. Non rinunciamo sostanzialmente all'apporto di qualitativo e quantitativo che può essere dato da queste associazioni, e nel caso specifico abbiamo costituito un tavolo che si è già riunito un paio di volte, un tavolo denominato Salute della Donna ed Età Evolutiva, dove hanno partecipato moltissime associazioni portatrici di interesse e stanno dando il proprio contributo adesso in una fase di analisi e di valutazione, dopo anche nella individuazione delle iniziative e delle strategie che metteremo in campo. Però ecco, quello che volevo sottolineare nel rispondere con i dati numerici all'interrogazione è che nel corso di questi anni si è assistito nella nostra regione in controtendenza rispetto, almeno nei numeri e nella incidenza percentuale, in controtendenza ad altre realtà regionali, ad una progressiva contrazione di costi e di numeri di IVG. Grazie, prego consigliere De Vincenzi per la replica. Grazie assessore, ma io raccolgo positivamente quanto ha illustrato, soprattutto in relazione agli intendimenti che la Giunta prevede di portare avanti con il piano sanitario, e quindi anche con l'intervento di tutte quelle associazioni che dicevamo, che in qualche modo possono contribuire a sostenere le donne nel percorso di gravidanza, soprattutto a impedire che poi si possa scegliere per l'interruzione di gravidanza. Mi costa comunque sottolineare che probabilmente sì, abbiamo un trend negativo, quindi di riduzione delle interruzioni volontarie di gravidanza, che fanno riferimento molto probabilmente agli interventi chirurgici, fermo restando che poi sappiamo che in realtà forse il dato è mascherato dalle interruzioni che sono legate all'uso di prodotti farmacologici, ma comunque al di là di questo, e del quale bisognerà poi tener conto insomma nella valutazione attenta anche del piano sanitario, quello che mi preme anche sottolineare, che poi l'ha accennato anche lei, che in Regione abbiamo 12 punti aborto, interruzione volontaria di gravidanza, e che sostanzialmente invece stiamo sempre più restringendo i punti nascita, il che è anche un pochino un controsenso se noi volessimo comunque dare, è vero qui abbiamo tutto il DM70, sappiamo bene tutte le situazioni, però vorremmo una politica da parte della Giunta più incisiva su questo fronte, fermo restando che poi lei ha ricordato che abbiamo di fatto, fra virgolette, investito sui 5 milioni nel triennio per permettere che dei cittadini umbri non venissero alla luce. Ecco, su questo punto io chiedo veramente alla Giunta di svolgere un'azione più incisiva di sostegno alle donne che volessero portare avanti la gravidanza e metterle in condizioni, anche qualora decidessero di partorire, di rendere più operativo e rapido anche l'adozione. Grazie. Grazie, proseguiamo. L'assessore Pavarelli non lo vedo, saltiamo a quella successiva.
Si tratta di un'interrogazione dell'assessore rivolta all'assessore Barberini, presentata dai consiglieri Liberati e Carbonari, procedura ristretta in forma centralizzata per l'affidamento dei servizi integrati per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature sanitarie delle aziende ospedaliere e delle ASL della Regione Umbria. Allarmanti notizie di stampa in merito all'amministratore delegato di impresa aggiudicataria, intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliera Carbonari. Grazie Presidente. Dunque, con questa interrogazione si vuole chiedere all'assessore quali potranno essere gli eventuali passi successivi della Giunta e dell'assessore dopo le notizie di stampa che sono appunto di questo ultimo mese. Allora, riepilogo: le aziende ospedaliere e la ASL hanno indetto una gara, una procedura per aggiudicare un servizio di manutenzione delle apparecchiature sanitarie della durata di 36 mesi, poi con insindacabile facoltà da parte delle aziende sanitarie stesse di esercitare il diritto di opzione per ulteriori 36 mesi, per un valore di gara di circa 35 milioni di euro. Allora, recentemente, il 20 febbraio 2018, sono uscite sulla stampa delle preoccupanti notizie che parlavano di tangenti e gare pilotate. 7 arresti. In altre regioni chiaramente 7 arresti, il giudice parla di accordo criminoso, l'inchiesta della Procura di Trento ha portato all'arresto di 7 persone con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla turbativa d'asta, rivelazione del segreto d'ufficio, frode in pubbliche forniture e corruzione. Quindi era un'indagine molto più ampia relativa a un presunto giro di tangenti nella sanità e si occupa appunto di gare pilotate nelle aree di città di Roma e Milano. Secondo l'accusa 17 sarebbero le gare contestate dalla Procura dal 2016 al 2017. Sembra appunto che c'era tutto un giro particolare, come avrà avuto modo di leggere, quindi dove c'era un intendimento, diciamo un'informativa interna che metteva al corrente determinati soggetti di quella che era l'offerta migliore, in modo tale da presentare un'offerta e aggiudicarsi eventualmente la gara. Detto ciò, che cosa vogliamo sapere? Abbiamo visto da una visura camerale che Enrico Labella avrebbe ricoperto le cariche di amministratore delegato con tutti i poteri chiaramente di ordinaria e straordinaria amministrazione della società e consigliere d'amministrazione di Elettronica Biomedicale S.p.A., che è appunto l'impresa aggiudicataria della gara in oggetto. E questo fino al 22 febbraio, dopodiché si è dimesso probabilmente per notizie di stampa che sono emerse. Quello che noi vogliamo sapere appunto è se la Giunta era a conoscenza di queste vicende giudiziarie, allarmanti direi, chiarendo al contempo se in questo contesto di presunti, chiaramente, gravi reati commessi nello stesso ambito della procedura di cui in oggetto, la Regione Umbria, pur volendo chiaramente rispettare la presunzione di non colpevolezza, ritenga opportuno svolgere ulteriori approfondimenti rispetto a questa procedura e alle imprese vincitrici, visto che è un raggruppamento temporaneo di imprese, anche mediante eventuali azioni in autotutela, al fine di assicurarsi la assoluta regolarità in ogni fase della gara, e anche per evitare eventuali potenziali gravi rischi per le finanze pubbliche e anche per la qualità del servizio sanitario regionale, poiché si parlava del fatto che questi servizi offerti poi non venivano effettivamente erogati dalle aziende aggiudicatarie. Grazie. Assessore Barberini risponde. Sì, per rispondere all'interrogazione ovviamente ci siamo, l'assessorato ha richiesto tutte le delucidazioni del caso al RUP, responsabile unico del procedimento, che nel caso specifico è trattasi della dottoressa Rosa Maria Franconi, che è una funzionaria dell'azienda ospedaliera di Perugia.
Va tracciato, ovviamente va fatta una premessa, lei l'ha detto, ma forse è il caso di riaffermarlo, sono indagini e sono situazioni non afferenti alla regione Umbria, in alcun modo nemmeno, come si dice, di sfuggita, di striscia, insomma, non c'è alcuna situazione riconducibile nemmeno a livello di indagine che riguardi la regione dell'Umbria. Va quindi chiariti e anche però definiti i confini temporali nell'ambito dei quali individuare, per quanto attiene specificatamente all'impresa aggiudicataria, la EBM, i soggetti dotati di poteri decisori e gestionali. Questo perché? Perché in sede di prequalifica e precisamente nel data dal febbraio, alla fine del febbraio 2017, cioè quando è la data di presentazione delle offerte, il signor Enrico Labella non compare in alcun atto della società, per la semplice ragione che non rivestiva alcun ruolo all'interno della EBM. Solo nella 14-11 del 2017, quindi a distanza praticamente di 9 mesi, la EBM si è trasformata da Elettronica Biomedicale SRL in Elettronica Biomedicale Società per Azioni, e solo in quella sede, in quella trasformazione, il signor Enrico Labella compare in qualità, quindi è stato nominato in quella sede, in qualità di amministratore delegato, consigliere delegato della suddetta società. Ovviamente è stato preso atto di questa trasformazione ai fini della verifica dei requisiti di cui al decreto legislativo 50/2016, che è il decreto che nella sostanza definisce puntualmente le procedure di controllo. Questa attività di verifica è stata chiaramente individuata, è stata indicata all'interno di un verbale di verifica della documentazione a novembre del 16 novembre del 2017, e da quella verifica risulta anche che dal certificato del casellario giudiziale della persona in questione viene attestato che non risulta nulla a suo carico. L'aggiudicazione è stata effettuata, quindi alla luce di queste verifiche, è stata effettuata con determina dirigenziale in data 12 febbraio 2018. Solo successivamente notizie di stampa, e per la prima volta viene riportato in un giornale, nemmeno locale ovviamente, ma di un giornale il Trentino, in data 20 febbraio 2018, dove si parla di Enrico Labella, dirigente di una multinazionale del settore che non è coinvolta nell'inchiesta, viene esattamente individuato. Lei ha giustamente relazionato, anche indicato nella interrogazione, che non vanno, che c'è una differenza sostanziale di fatto tra posizione di indagato e quella di condannato. Non a caso lo stesso decreto 50/2016 parla esattamente, cita espressamente che può essere motivo di esclusione la condanna con sentenza definitiva del soggetto che ha poteri gestori di rappresentanza della società aggiudicataria. Nel frattempo il signor Labella ha terminato una breve carriera all'interno della EBM, perché è nominato alla fine del 2017 in data febbraio 2018, ha rassegnato le proprie dimissioni e quindi non ha alcun rapporto di lavoro di alcun tipo, né di rappresentanza né rapporto societario con la EBM, che già risultava aggiudicataria del servizio dietro regolare procedura di evidenza pubblica, peraltro comunitaria, vista anche la rilevanza, l'importo e la particolarità del servizio che sarà chiamata a gestire nei prossimi anni. Tra l'altro è pendente presso
il TAR dell'Umbria ricorso da parte di altro concorrente, ricorso notificato all'amministrazione competente in data 14 marzo 2018 per altre valutazioni che saranno ovviamente rimesse al giudizio della dita autorità di magistratura. Grazie, prego consigliera Carbonari per la replica. Sì, grazie. Quindi da ciò che ho potuto apprendere mi sembra che l'assessorato voglia attendere, non intenda prendere, cioè, ritiene che la situazione è assolutamente tranquilla, non intende attivare alcuna azione e alcuna verifica e attendono eventualmente solamente l'intervento o il ricorso, quello che appunto sarà la sentenza del TAR. Bene, io devo dire che questa gara, come l'assessore sa bene, da tempo mi sollecita la mia attenzione, poiché ho potuto assistere all'apertura delle buste di questa gara e ho potuto ascoltare con le mie orecchie quelle che erano le perplessità manifestate dal suo secondo soggetto, unico perché erano in due, il secondo quello che appunto ha contestato e poi eventualmente avrà fatto ricorso. Ho chiesto da tempo i documenti, sono 6 mesi che sto chiedendo i documenti e 6 mesi che me li negate. Quindi ora ci sarà il TAR che valuterà quello che deve valutare. Io penso che sono, essendo 70 milioni di euro ed essendo quindi un appalto molto grande, molto importante e soprattutto per le notizie recentemente emerse, direi che potrebbe prevalere anche il principio di precauzione, magari, perché il principio di precauzione, che è un principio comunitario, dovrebbe essere quello che dovrebbe guidare la pubblica amministrazione, perché laddove anche non c'è una condanna, perché quelle le farà al momento opportuno la magistratura, ma quantomeno c'è un principio di precauzione che di solito viene espresso da altri nel dire non mi metto in una situazione difficile che potrebbe essere difficile e mi metto sulla difensiva. Mi sembra che non sia questa la strada seguita, spero vivamente per tutta la nostra regione che noi tranquillamente possiamo uscire con le mani pulite, però devo dire che il solo fatto di avere negato di avermi negato i documenti, addirittura avermi chiesto 700 euro come consigliere regionale per avere questi documenti, mi lascia, guardi, quantomeno perplessa nella modalità e nell'ostruzionismo che avete voluto con cui avete voluto rispondermi. E se non avete ancora imparato a conoscermi bene, guardate, è il modo peggiore per relazionarvi con me, farmi ostruzionismo. Quindi non sono assolutamente soddisfatta e procederò per la mia strada e poi la magistratura procederà per la sua, se ci dovessero essere qualcosa in questa gara. Grazie.